Sì, eccola. Siamo Buona. live. Siamo live, buonasera a tutti. Io e Valentina abbiamo deciso che io apro e lei chiude, quindi sta a me a presentare questa stranissima chiacchierata a due che io ho fortemente voluto perché mi piace questa idea di mettere a confronto un libro che parla di una pensatrice che è partita dalla scuola come Maria Montessori. Con un libro, come appunto Portami il diario di Valentina, che parla della scuola, nella sua realtà. Quindi il sogno l'abbiamo chiamato e la realtà. E quindi, abbiamo deciso di autogestire, come si fa al liceo, questo confronto. Io ho letto il libro di Valentina e Valentina ha letto il mio libro e. Comincio io dicendo che il libro di Valentina mi è piaciuto molto, non è uno scambio di cortesie. L'ho veramente divorato in 2 pomeriggi. Mi ha attirato, confesso, per il titolo che trovo geniale. Tutti noi ci siamo sentiti dire Portami il diario. Quindi mi è piaciuto molto il titolo, mi ha incuriosito e poi sono andata a vedere cos'era. Mi è piaciuto, mi ha commosso, mi ha fatto ridere. Poi vi dirò dove mi ha commosso, mi ha proprio fatto venire i brividi. L'ho iniziato leggendolo come un diario, poi ho scoperto alla fine che è un romanzo basato su tutte le cose che lei ha visto e fatto, quindi è certamente un'opera di narrativa dove tutto è vero, ecco come si dice, e mi ha fatto pensare, ecco, mi ha fatto pensare a tante cose, tra cui per esempio che io non saprei mai fare l'insegnante, perché penso che sia il lavoro più difficile e più importante del mondo. Cioè, per me non è una frase fatta, forse solo il medico è altrettanto importante. E questo pensava anche Maria Montessori. Ecco, può sembrare un paradosso parlare di Maria Montessori e di una scuola professionale, comunque di ragazzi in età da liceo, come quelli che ha avuto davanti Valentina per qualche anno e su cui si basa il suo bellissimo romanzo. Può sembrare un paradosso perché se uno dice Montessori immagina subito l'asilo. I cubetti di legno, no? Le forme geometriche, immagina dei bambini piccoli. In realtà, Maria Montessori ha pensato alla scuola fino alla fine del liceo. Nella sua idea c'era il liceo Montessori, che peraltro esiste in molti paesi, per esempio in Olanda ce n'è molti, e quindi ha scritto un libro. Ovviamente non ha dedicato tantissimo tempo agli adolescenti perché non ha fatto in tempo, perché poi è morta, però c'è un suo libro sull'adolescenza. E lei li chiamava Erdkinder, come racconto nel libro, cioè con questa espressione poetica tedesca che vuol dire figli della terra, e diceva che erano in un'età delicatissima, no? Molto, molto, molto difficile, molto delicata perché era una seconda nascita, si nasceva all'età adulta. E fondamentalmente ha immaginato anche lì una scuola utopica del liceo che doveva essere una fattoria autogestita dove i ragazzi coltivavano la terra, si occupavano degli animali, vivevano tutti insieme, dormivano tutti insieme perché lei diceva sono in un'età in cui la comunità è importante e dove gestivano insieme ai loro insegnanti alla pari l'attività. Non l'ha realizzata, però qualcuno l'ha realizzata. Io devo dire, ho visitato il liceo Montessori ad Amsterdam e mi ha molto colpito, perché veramente come nei suoi sogni vedevi questi ragazzi distesi per terra a lavorare in due o tre, in un grande silenzio, in una grande pace, erano tutti al lavoro in modo molto. Eccola, quindi farei questa prima domanda a Valentina. Maria Montessori parla dei ragazzi in età di liceo, li definisce in questo modo, dice fondamentalmente che sono delle anime che tu devi raggiungere, in cui devi risvegliare il desiderio, no? La domanda che volevo farti è: ti sembra un'utopia assurda questa, visto che tu con i ragazzi dal liceo ci passi le mattine, no? Le giornate, ce le racconti. Quanto c'è di utopico in quest'idea che che si possa risvegliare il desiderio e la gioia di imparare in un adolescente e quanto ti sembra invece appunto realizzabile? Ecco, cioè, parlando dalla tua parte della trincea. È proprio la trincea. Ma intanto, ciao Cristina, grazie per questo invito, per questa chiacchierata che si preannuncia già bellissima e interessantissima. Parto dalla Montessori un attimo, perché io ho sempre insegnato nella scuola pubblica, sia alle medie che poi alle superiori, in particolare non professionale, che sembra la cosa più lontana dalle scuole Montessori, perché mi hai appena evocato appunto cascine, aziende agricole autogestite,
ragazzi chiamati figli della terra, noi ogni tanto li chiamiamo figli del demonio invece, dopo il secondo intervallo e devi gestirli da mezzogiorno alle due, e quindi c'è un po' uno scollamento tra effettivamente questa visione utopica. Dunque, la Montessori è una divinità pagana che a scuola viene evocata molte volte, e come le divinità viene evocata a sproposito, con frasi del tipo: adesso datevi una calmata perché non sono mica la Montessori, cioè tutta questa pazienza non ce l'ho, e quindi urlo e li rimetto a posto spostandoli col suono della voce, oppure quando arriva la collega, quella brava, che in consiglio di classe propone cose che ci sembrano utopiche, no, ma questo ragazzo va aiutato, magari è uno che invece tu hai avuto per 3 anni di fila, ci sei scontrato di brutto, e c'è sempre il collega a dire: ecco, è arrivata la Montessori, è arrivata. Oppure, non lo so, ci sono quelle classi dove tu entri e sei animato dai sentimenti migliori, ti senti proprio un grande insegnante, ti sei alzato bene, sei felice, ti senti la Montessori dentro, cioè sei pervaso da questo spirito, esci come Jack Torrance con l'ascia e sei per l'Overlook Hotel. Cioè la Montessori noi la nominiamo tanto, la mettiamo in pratica, penso, un po' poco, un po' perché siamo le superiori, un po' perché io insegno un professionale dove, secondo me, anche Maria li avrebbe guardati con un certo sguardo un po' turbato dopo 6 ore di fila e 2 di pomeriggio. Effettivamente penso che sia un metodo che vada intanto applicato fin dall'infanzia, fin dall'inizio. Cioè, quelli che io mi ritrovo sono già i frutti di un altro sistema educativo. Quindi, certo. È chiaro che il sistema è stato diverso, è stato basato su altre premesse, e poi a volte noi ci ritroviamo ragazzi che hanno alle spalle delle vite complicate, e non che a Maria Montessori non sia capitato, perché poi lei si occupava dei bambini, bambini difficili, però bambini, invece gli adolescenti chiaramente hanno già un vissuto molto importante alle spalle, quindi è più complicato andare a ricostruire lì, soprattutto perché i ragazzi poi sono tante individualità, non sono gli adolescenti, ma poi ciascuno di loro arriva lì con il suo bagaglio di storie, di problematiche anche, e quindi va fatto poi un lavoro individuale che spesso è diverso per ciascuno. È chiaro che un metodo andrebbe sì seguito forse da prima, però c'è uno scollamento indubitabilmente tra quello che hanno visto, hanno vissuto, tra il metodo educativo che hanno loro malgrado subito anche in casa, e quello che poi la scuola si ritrova a dovere o comunque a poter fare, perché poi comunque bisogna scontrarsi anche con quello che la scuola è. Che è fatta di ambienti, è fatta di tempi, di modi, di persone diverse che operano con idee diverse, poi anche nel bene, è bene che ci siano idee diverse, però comunque effettivamente appare un po' utopico, cioè a meno che uno non prenda questo percorso fin dall'inizio, il metodo Montessori oggi è o per chi l'ha seguito o altrimenti risulta, a mio modestissimo parere, un po' difficile rinnestarlo in una realtà come quella che io conosco, anche se poi tantissimi elementi del suo pensiero sono effettivamente passati per altre vie nella didattica, e allora sì, a quel punto lì poi ti accorgi che comunque tutti quanti le siamo debitori, questo sì. E poi lei, effettivamente, lei ha detto, mi ricordo che in una lettera lei dice che già a 3 anni, quando il bambino arriva all'asilo, è un guerrigliero, lei usa questa espressione, cioè ha dovuto già difendersi da degli attacchi, perché lei ha un po' questa immagine, no? Che il bambino è un alieno in un mondo che non è fatto per lui, e quindi è già deformato in un certo senso in famiglia. Quindi immagina un ragazzo che arriva al liceo, quello che hai detto è verissimo, cioè nella visione montessoriana, tu hai in classe dei ragazzi danneggiati in un certo senso, no? Deformati, che non sono stati che non sono fioriti come avrebbero dovuto. Ecco, questa è un po' la sua immagine. Però ricordiamoci che Maria Montessori non era un insegnante, e non ha mai fatto l'insegnante, cioè era un medico, ed era la sua è un'osservazione del bambino, non ha mai fatto il tuo lavoro, ecco. È un'osservazione, e l'osservazione comunque è alla base del lavoro, no? Lei si metteva defilata, ecco, se si mettesse defilata nella mia classe a osservarli, non arriverebbero tutti i video alla fine dell'ora, io di questo sono abbastanza certa, no? C'è quella frase: lasciateli gridare e parleranno, sì, però poi mi entra il fastidio. Certo.
qualcosa. Io li lascio anche gridare, però ci vuole ecco, un lavoro per strutturarli prima. E anche questo, Valentina, è importante, perché appunto io mai entrata in una classe avrei il terrore di fare il tuo lavoro, perché ci vuole un certo carisma. Però Maria Montessori, non mi senti? No, dicevo, ci sono tante persone che conosco che hanno detto io questo lavoro non lo farei mai, e poi invece non c'è come, cioè fare o non fare. Non lo farei perché non mi interessa, ma perché insomma, lo considero molto, ecco, molto alto, però è importante quello che hai detto, perché l'altra cosa tipica che quando si parla di Montessori emerge subito è l'idea dell'anarchia, no? Cioè il bambino montessoriano, in realtà Montessori, io nel mio libro spero di averlo, è una delle cose che ho capito e spero di averlo spiegato bene, Montessori è assolutamente il contrario dell'anarchia, perché lei dice il bambino è libero in un ambiente estremamente strutturato, quindi non è assolutamente fare quello che si vuole. Però l'ambiente è estremamente strutturato, cioè, pensato. L'ambiente educativo è preparato con cura, e anche questo si scontra inevitabilmente con anche le difficoltà della scuola. Io ho i banchi, le sedie, il gessetto e la lavagna di Ardesia, certo. Vero, quelli grandi, ok, però spero che le scuole dell'infanzia abbiano una serie di cose in più, in effetti sì, perché poi tutte quante le scuole dell'infanzia sono super attrezzate ormai, indipendentemente dall'orientamento didattico che scelgono. Però l'ambiente didattico è importante, se tu non hai nulla diventa difficile, diventa poi pesa tutto molto di più sulle spalle dell'insegnante, che li deve materialmente, a scuola noi usiamo sempre questo verbo, cioè quello che non li sa tenere o non li sa tenere, e tenere cioè proprio, non so, tenere le redini, mi sembra che parliamo di domare. Il domatore, no? Io infatti dico sempre domo i facinorosi, però effettivamente a scuola è così, all'inizio. Sono la morte nera, quando entri devi tenerli vivi, mantenerli in quel caso lì, fino alle 14 possibilmente, quando li riconsegni ai genitori. Però vanno anche contestualizzati, perché questi qua sono una generazione che Maria Montessori secondo me non ha conosciuto. Questi avevano il cellulare a 18 mesi e si sono sparati tutta la serie di Peppa Pig a manetta dal supermercato, non tutti, mamme, non odiatemi, lo so che non lo fate tutti, però 5 minuti ogni tanto dai che gliel'abbiamo dato. E comunque questa cosa che hai detto, perché appunto il tuo libro, ti dico, me lo sono veramente divorato e mi è piaciuto molto, mi sono segnato una frase che mi piace molto, come si chiama il libro di Cristina De Stefano? Il bambino è il maestro. Ce l'hai lì? Che gentile. Cosa ti faccio? Eccolo qua. Allora, mi sono segnata una... Io invece purtroppo il libro di Valentina l'ho dovuto leggere in un orrendo reader, perché non sono in Italia. Ecco, mi sono segnata questa frase che mi è piaciuta molto del tuo libro. A un certo punto scrivi, il primo giorno di scuola non si può spiegare, è come andare in scena. Ecco, anche questa è una frase molto montessoriana. Perché, come io racconto, perché il tuo libro appunto è un romanzo sulla scuola, il mio invece è una biografia, ma racconto che Maria Montessori aveva la passione per il teatro, no? Da ragazzina addirittura sogna di fare l'attrice, va a scuola di recitazione, poi cambierà idea. E lei però nei suoi libri di pedagogia dice questa cosa molte volte, dice l'insegnante deve essere come un attore, cioè deve curare la voce, quindi quando tu dici tenere il ragazzo, effettivamente... una delle cose che lei ripeteva era che il ragazzo, diciamo il bambino, l'allievo, cioè come vogliamo chiamarlo, in un certo senso viene conquistato, tu lo devi conquistare, no? E lo devi risvegliare, devi fargli venire voglia, devi creare il desiderio. Quindi effettivamente questa tua frase sull'entrare in scena mi è piaciuta molto, perché... Guarda, in realtà più che Maria Montessori me l'ha sempre detto mia madre, che è insegnante anche lei, è stata insegnante, adesso è in pensione, e mi ha sempre detto due cose. Uno, che è il lavoro più bello del mondo, e io non le credevo, perché credere ai propri genitori, naturalmente. E l'altra cosa è che, guarda, tu entri in classe, chiudi la porta e poi vai in scena, perché comunque loro sono il tuo pubblico sostanzialmente, certo. Non è che non devi cercare l'applauso, perché quello non ce l'avrai mai e non è quello l'obiettivo, però devi catturare l'attenzione in qualche maniera, devi afferrarli, devi trovare la maniera di far passare una cosa.
E in un ambiente non preparato come quello che, ahimè, quello della scuola che conosco io, dove non abbiamo, poi ci sono tantissime teorie, no? Le isole, i gruppi di lavoro, ci sono tutte queste, abbiamo seguito migliaia di corsi di formazione che ogni tanto ci propinano, fatti tutti da gente che di mestiere fa i corsi di formazione e non insegna, cioè, ci venissero un attimino, si renderebbero conto di com'è. Quindi tu sei lì da solo, non hai, di solito non hai nulla, e lo so che si parla malissimo della lezione frontale, sembra che la lezione frontale ormai sia diventata il demonio, però a volte è tutto quello che abbiamo, cioè tutto quello che noi certo. abbiamo, siamo noi. Noi quello che sappiamo è di passarlo, e quello che abbiamo siamo noi fisicamente, cioè la voce, la postura, il fatto di stare dietro la cattedra, sopra la cattedra, adesso non si può più fare niente, boh, stiamo a 2 metri di distanza e li guarderemo da lontano o attraverso uno schermo. Però ecco, adesso la didattica a distanza ci ha tolto praticamente l'arma, ci ha disinnescati, perché comunque insegnare è questa cosa qui, è la presenza fisica. Dove io ho avuto degli insegnanti che erano estremamente carismatici, dove davvero l'ora di letteratura greco-latina era come essere a teatro, era fare ascoltare delle lezioni che poi sono rimaste, che ti catturano. Certo, sarebbe bello che fossero tutte così, non ci riesci quasi mai, cioè ci riesci un po' di volte, a volte meglio, a volte peggio, perché poi ognuno il suo lavoro lo fa, insomma, come è capace di farlo. Però davanti comunque, ecco, poi i ragazzi sono assoluti, non ti fanno sconti, cioè loro non frega niente se tu quel giorno lì hai mal di denti, certo. Tu li devi o dai 100 e lo seguono, oppure se metti la ridotta li hai già persi subito a monte. Sono anche una grandissima terapia in realtà, che non dovrebbero esserlo, ma lo diventano, perché non c'è come entrare in classe per lasciare il mondo fuori. L'ha scritto prima qualcuno in un commento, bellissimo. Sì, quando bello, che dici entri e dimentichi tutto. Eccolo qua, lasciare fuori il mondo. Quindi ci sono molte insegnanti che ci stanno ascoltando, chiaramente. Spero di non dire cose che facciano arrabbiare nessuno, però poi in realtà insegnare questa cosa qui, cioè tu sei una persona, sei tu. Che tra l'altro, ecco, questo io te lo volevo chiedere, perché Anita Montessori, lei con le sue allieve è stata molto totalizzante, no? Era un po' chi mi ama mi segua, in fondo. Era un po', scusa, Valentina? Sì, scusami, chi mi ama mi segua. Ha vissuto, no, con delle sue allieve che le hanno dedicato praticamente la vita. C'è un po' questa visione del... non era l'insegnamento, ma era l'elaborazione del metodo come una missione. Che è una parola che a me applicata all'insegnamento piace pochissimo, perché l'insegnamento è una professione più che altro. E quindi, cioè, deve essere così, la vedeva così, bisognava dedicarsi tutte, no, con tutte se stessa alla classe, all'insegnamento, al bambino, oppure era quel contesto, quel momento, quello Beh, stile. Sicuramente c'è il contesto della vita di Maria Montessori, perché appunto, come io racconto nel libro, lei era un po' una madre badessa, no? Di tutte queste ragazze, c'erano ragazze che scappavano di casa, cioè è stata una persona, una allieva, Paola, che di ottima famiglia, di nobili, che scappa proprio letteralmente di casa per seguirla in Spagna, quindi effettivamente lei suscitava questa reazione, no? Un po' da madre... diciamo, era quasi una guida spirituale, quindi certamente questo chi mi ama mi segua c'era, nel senso che lei aveva una richiesta totale rispetto alle sue allieve, che ovviamente non sono le allieve di scuola, ecco, non dobbiamo farci capire da chi ci ascolta, cioè alle sue seguaci chiedeva una specie di entrata in religione, no? Ci dovevano dare tutto, davano tutti i loro soldi per questa impresa, perché comunque Maria Montessori faceva con quello che aveva, quindi sicuramente questo c'è. Ed è legato alla sua storia, che appunto chi vorrà leggere il libro la scopre, perché ha avuto una vita abbastanza complessa Maria Montessori. Per quel che riguarda invece gli insegnanti, io direi che, basandomi su quello che ha scritto, su quello che ho capito del suo pensiero, certamente lei aveva una visione abbastanza totalizzante anche dal lavoro di insegnante, cioè era prima di tutto convinta che se tu, cioè che per lavorare bene col bambino e poi più avanti con l'allievo anche più grande, l'adulto dovesse fare un lavoro su di sé, quasi come lo psicanalista, cioè c'era una specie di preparazione
perché fondamentalmente lei sostiene che l'adulto schiaccia il bambino, per definizione, no? Adesso è chiaro che tu hai dei bambini un po' cresciuti, però il concetto è l'adulto schiaccia l'allievo. E quindi deve fare una specie di zen, deve svuotarsi, deve cercare di diminuire la sua potenza in un certo, come Dio che deve uscire, no? Non deve prendere tutto lo spazio nella stanza. Quindi per fare questo tu devi fare un lavoro su di te, come persona. Ecco. Quindi questo qui lei lo chiedeva. L'altra cosa che secondo me che chiedeva molto all'insegnante era di sviluppare l'attenzione. E anche questa è una cosa abbastanza spirituale, cioè l'attenzione è, non è semplicemente notare il dettaglio, è proprio arrivare davanti all'allievo, come dire, il più possibile aperto a quello che stai per vedere. Invece l'insegnante, come dicevi tu, può essere un giorno che è stanco, un giorno che, oppure che parte già col preconcetto su quel ragazzo, no? Tu lo racconti bene nel tuo libro, no? Cioè ti arriva l'allieva che ti dice questo è un unno, e tu è difficile che entri come un foglio bianco. Quindi io mi sentirei di dire che lei aveva una visione abbastanza totalizzante del lavoro di insegnante, cioè doveva essere un adulto praticamente trasformato, un adulto quasi migliore degli altri adulti per poter fare l'insegnante. Mi sentirei di dire che aveva questo tipo di visione, però ridiciamolo, Maria Montessori non era un insegnante. Questo è molto interessante da dire, Maria Montessori non ha mai fatto l'insegnante. Dei due punti che mi hai adesso sottolineato, sull'attenzione io sono d'accordo al 110% perché è fondamentale per partire con il lavoro in classe, però su questa aderenza così totalizzata, su questo svuotarsi, in realtà forse anche perché io lavoro con quelli più grandi, il fatto di avere davanti persone diverse e che in realtà sono... portano degli stimoli diversi, cioè io sono una persona che ha delle passioni, ho delle conoscenze che esulano anche dal mio lavoro, delle passioni, non so, anche banalmente musicali, sull'arte, cose che ho visto, viaggi che ho fatto, sono tutte cose che mi arricchiscono come persona ma anche come insegnante. Nel momento in cui io porto me stessa in classe, così in maniera attoriale, se vogliamo, io mi porto dentro anche tutto questo e lo offro, volendo, alla classe, fornendo quelli che penso siano degli stimoli. Mentre invece mi dà un po' l'idea che lì ci volesse uno svuotamento, un lasciarsi pervadere, no, dal sacro cuore dell'insegnamento. Però forse, non so, i tempi sono anche diversi, naturalmente. C'è da contestualizzare un po' Ricordiamoci gli anni, ecco, perché Maria Montessori nasce nel 1870 e muore nel 1952. Quindi quello che lei dice allora è assolutamente rivoluzionario. Come dicevi all'inizio della nostra chiacchierata, per fortuna molte cose sono passate. Intanto leggiamo cosa ci scrive il nostro animatore. C'è qualche... due talpe. Ecco, no, è un metodo separato, che è una visione del secolo scorso che parla di approccio medico. No, ecco, io direi una cosa, interessante che il Moreno ci scriva questa cosa, perché scusateci, non riusciamo a leggere tutte le cose che scrivete perché scorrono mentre noi parliamo, però certamente questa è una critica che si fa. Adesso noi stiamo parlando ovviamente dei ragazzi, nel caso di Valentina, e della donna Maria Montessori, nel caso mia, io non sono una specialista di pedagogia. Però certamente questa è la classica critica che si fa, no? A Maria Montessori, si dice una cosa del secolo scorso, una cosa di un'altra epoca, eccetera. E può darsi che ci sia della verità in questo, però la parte, diciamo, il cuore del suo messaggio filosofico, che secondo me è filosofico, non è pedagogico, cioè la relazione tra adulto e bambino, secondo me è valida, è universale. È atemporale, a mio parere. E una cosa, per esempio, che ho letto nel libro di Valentina mi ha fatto pensare a questo. Adesso uso le parole grosse, perché abbiamo parlato di zen dell'adulto, ma c'è un capitolo del tuo libro che a me ha commosso profondamente, non lo racconto perché magari qualcuno deve ancora leggerlo, che è quello del trasferimento, no? Quando Valentina, comunque il tuo alter ego, viene sorpresa... Ecco, viene sorpresa dai suoi allievi di questa scuola professionale un po' scalcagnata a mettere nel sistema una domanda di trasferimento, no? Perché ha avuto il posto. E descrivi benissimo la reazione, no? di questi ragazzi che si sentono abbandonati, no? Non più desiderati.
e appunto non racconto come andrà, ma è molto forte quel capitolo, mi ha commosso e mi ha fatto pensare a una cosa che Maria Montessori scrive, molto bella. Lei dice l'insegnamento è una tecnica dell'amore, usa proprio questa parola, no? Perché lei era abbastanza spirituale, non aveva paura di questi paroloni, in cui io sinceramente mi ritrovo, e questo lo definisco atemporale, cioè in quell'episodio del libro di Valentina si vede questa cosa, cioè in quel momento i ragazzi non si sentono più desiderati, no? Quindi amati, e quindi questo miracolo che è la relazione pedagogica in quel momento viene messo in grave crisi. Ecco, cosa pensi di questa idea appunto molto montessoriana che la pedagogia è una tecnica dell'amore, che l'insegnamento è una tecnica dell'amore? Dalla tua trincea, appunto, dove magari è più... No, lo dicevamo prima fuori live, fuori onda, cioè sei riuscito a trovare delle cose montessoriane in un libro che, dove io veramente non pensavo di avercele messe, ecco, perché penso di essere proprio l'antitesi della Montessori. Se mi che però tu citi nel libro, a un certo punto. Ti ricordo, dici, appunto, la evochi, come dicevi, no? No, noi la evochiamo tantissimo, la evochiamo così, però poi, cioè, no Maria, io esco da questa classe, non ce la posso fare a gestirla, solo tu, ti prego, assistimi. Però è vera una cosa, che io magari non uso i paroloni come la tecnica dell'amore. L'insegnamento è una tecnica dell'amore. Tecnica dell'amore, non lo so, io dico sempre una cosa molto più terra terra, e cioè che mi fregano i ragazzi, perché parto all'inizio dell'anno, tutti partiamo all'inizio dell'anno dicendo oddio questi, quando abbiamo la classe nuova, non è mai come quella precedente tra l'altro, le classi che abbiamo lasciato sono sempre migliori come i bei tempi andati, e poi alla fine dell'anno che tu sia la supplente con lo contratto in scadenza al 30 giugno, che tu sia l'insegnante di ruolo che può anche permettersi di abbandonare una classe e prendere un'altra, 99 volte su 100 li rivuoi, perché in qualche maniera ti sei affezionato, e se qualcosa non ha funzionato non vedi l'ora di avere un altro anno a disposizione per vedere se riesci a farla funzionare. Quindi non lo so se è amore, se è una tecnica dell'amore, a volte c'è anche, ci sono tante cose dentro, c'è l'idea di voler portare a termine una missione, ma missione in questo senso qui, no? di mission, c'è il fatto che comunque sono delle persone, e se tu sei una persona finisci con l'affezionartici, perché l'uomo è un animale sociale, e alla fine in un lavoro come il nostro quello che si fa è sì, trasmettere contenuti e riempire l'imbuto, come hanno detto di recente, ma è soprattutto intrecciare delle relazioni tra persone. Poi io li ho anche grandi, quindi a volte quando arrivano in quarta e in quinta e la stanno facendo magari per la seconda o la terza volta perché hanno perso un giro o due di giostra, sono altro che maggiorenni, quindi sono davvero giovani uomini e donne con cui intrecci, noi instauri un rapporto anche, non alla pari, per questo mai, però un rapporto dove si può parlare di tante cose, anche di attualità, dei massimi sistemi, e certo, caspita, ti mancano il pensiero di cambiare scuola come quella nuova che si ritrova per le mani da domani di trasferimento, è una cosa grossa. È un argomento da tenere in mano con grande delicatezza. Io mi ricordo che quando ero precaria, se avevo la scuola a 40 minuti da qui a un'ora e mezza, l'anno dopo avrei voluto riprendere la stessa scuola, anche se ce l'avevo sotto casa, perché comunque io speravo sempre di riprendere le mie classi l'anno dopo, anche se erano tremende, perché li rivolevo, e penso che lo vogliano fare un po' tutti. Mi è appena entrata mia figlia in casa, ecco, sto parlando della Montessori, non posso neanche... Io trovo bellissima questa cosa dei belli, lo dicevamo prima con Valentina, è uscito ieri sul, non so se su Le Monde, la foto di una ministra inglese, credo, che stava parlando a BBC ed è arrivata la bambina, no? Ha fatto irruzione nel video, io lo trovo bellissima questa cosa, proprio di questa montessoriana, perché lei diceva che i bambini sono invisibili nella società, nel mondo pubblico, no? E quindi il fatto che secondo me 3-4 mesi di dad è la Montessori con un bambino in casa,
avrebbe scritto anche un altro saggio, un paio di pagine. No, ma infatti questa cosa della DAD, che bruttissima espressione, ma è come, così come la chiamano i giornali, nello scuolese, come dici tu nel libro, no? Cioè lo scuolese, quindi è la DAD. Effettivamente anche questa sfida molto l'idea montessoriana, perché l'idea montessoriana della pedagogia è molto incarnata. Prima di tutto è molto materiale, no? Noi parliamo sempre di bambini piccoli più che di liceali. Il bambino impara con le mani, impara muovendosi. Lei ha questa intuizione modernissima che oggi è confermata dalle neuroscienze, no? Che il movimento e l'apprendimento sono legati nel bambino piccolo. Quindi, e poi arriviamo fino a quello che dicevamo degli adolescenti, della relazione con gli adulti. Quindi effettivamente la didattica a distanza mette in grande crisi questo essere incarnati, no? Sia nella relazione sia nell'esperienza. Cioè, disinnescati completamente, perché non avevamo più nessun tipo di rapporto di relazione fisica. Io sono arrivata per problemi di connessioni, reti che non reggevano, a fare lezione davanti a uno schermo nero con tanti quadratini mutati e oscurati. Questo secondo me è stato proprio il punto più basso della storia della scuola italiana. Va bene, ok, era un'emergenza, dovevamo farlo, però questa cosa qui non è scuola, cioè non posso pensare che una persona impari. Sì, io, il docente che si ascolta il corso d'aggiornamento, si guarda un video con il grande relatore e va bene, può prendere dei contenuti, ma l'educazione, la scuola, che poi comunque non è soltanto la trasmissione del contenuto, la scuola è imparare a stare insieme in un ambiente. Se comunque lei li voleva far vivere tutti assieme, dormire assieme nelle fattorie didattiche, l'idea magari mutata, è cambiata, sono cambiati i tempi, ma è quello, cioè la scuola è un posto dove si va intanto per imparare a stare tutti assieme, persone diverse, come i miei Badola di Porta nel Diario, che arrivano da un sacco di posti diversi, hanno un sacco di storie diverse alle spalle, però quando escono da scuola, prima dell'infinito di Leopardi, devono aver imparato a convivere insieme civilmente. E non penso che con uno schermo mutato e oscurato il risultato sia lo stesso, ma penso che l'avrebbe detto anche la Montessori. Dai. Certo, no, ma poi è molto difficile per voi insegnanti. Io, guarda, la mia migliore amica in Italia è un'insegnante delle elementari, bravissima, maestra Elisa, io la chiamo sempre per prendere in giro, bravissima. È proprio una di quegli insegnanti che fa il lavoro a mille, e lei mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto quando le ho chiesto come era andata per lei questa didattica. Lei aveva una quinta, quindi diceva, è stata fortunata, li conoscevo da 5 anni. Lei mi ha detto proprio, Cristina, non sono più brava, cioè lei mi diceva, io mi considero una brava con i bambini, però diceva, davanti a un video è tutta un'altra scena che si gioca, quindi mi ha colpito questo, mi sono detta, magari un insegnante è bravissimo, ma messo davanti al computer non riesce a fare quella cosa, non riesce a conquistare i bambini, non riesce a trascinarli, quindi è sicuramente una sfida, speriamo a settembre non sia così. Speriamo che sia solo una soluzione di emergenza. Io quest'anno ho portato 2 quinte alla maturità, sono pentitissima dopo aver letto il tuo libro di non aver mai presentato a scuola un personaggio così forte, perché il bello del tuo libro è che non è un trattato di pedagogia, altrimenti mi sarei annoiata moltissimo, perché dopo un po' quelle cose lì, soprattutto per chi fa il mio lavoro, dico, oh, sì, vabbè, vieni tu in classe, ma è soprattutto il racconto della parabola incredibile di una donna incredibile, tra l'altro sta bocciata 3 volte alle elementari. Direi che ci vuole un certo impegno. Ma oggi è impossibile, all'epoca forse era un po' più facile, femminista, militante, imprenditrice, si è fatto un impero imprenditoriale dal nulla, basato sul suo metodo, sulle sue teorie, cioè, in un mondo di uomini molto più di quanto non lo sia quello di oggi. Maria Montessori diceva forse il record di copertina, l'italiana più famosa all'estero, ma in effetti sì, cioè, è un personaggio... di cui io sapevo quelle 4 fregnacce che un po' ci raccontano ai corsi di formazione di pedagogia, quelle cose lì, ma la donna, al di là del metodo, è stato un personaggio che mi ha conquistata, con tutte le sue anche sfaccettature, i suoi lati un po' più meno noti e criticabili, se vogliamo. Però mi piacerebbe la prossima quinta la presento. Io presento sempre le donne iconiche del Novecento, perché ho spesso i corsi moda, quindi mi piace parlarne. Al prossimo giro Maria Montessori.
Poi secondo me dei ragazzi può, perché comunque li fai parlare di, anche di questa cosa che è la scuola, no? Dove loro passano 15 anni, 16 anni, 18 anni, e che lei criticava molto, no? Lei diceva l'educazione è una sopraffazione che da millenni noi facciamo e chiamiamo educazione, quindi penso che li stimolerebbe anche nella parte critica della scuola. Però guarda, ti confesso che io avevo molta paura quando ho iniziato a lavorare, avevo voglia di fare questo libro, ma perché ero curiosa appunto di queste quattro fregnacce e non c'era altro, però avevo paura di scrivere un libro noiosissimo, era una mia terrore nei primi anni di ricerca, perché dicevo appunto pedagogia non sono un'esperta, lavoro perché comunque una donna che ha dedicato tutta la vita a questo, temevo di fare un libro molto noioso, e invece appunto la bella sorpresa per me è stato scoprire che vita piena ha avuto, che vita piena di sfide, di contraddizioni, di appunto che ho cercato di raccontare, cioè, e soprattutto quanto era una rivoluzionaria. Questo secondo me potrebbe piacere a dei ragazzi, perché ai ragazzi piacciono i rivoluzionari, no? Quelli che rompono gli schemi, che rompono le scatole, no? Che mettono in discussione le cose, è molto adolescenziale. E Maria Montessori nel 1898 si è messa a rompere le scatole, ed era, questa è stata per me una sorpresa totale, era una militante socialista, una militante femminista, suffragio femminile, del voto, e alla fine non ha perso questa carica di rivoluzione. Cioè, nel mio libro spero di riuscire a raccontare questo. Lei non è che poi ha dimenticato, no, le sue rivoluzioni da ragazza e le sue militanze, le ha tutte convogliate in questa specie di mutazione. Cioè, perché lei ha detto in un certo senso, se vogliamo cambiare il mondo, fare la rivoluzione vera, dobbiamo cambiare la relazione che l'adulto ha col bambino, perché il bambino è il futuro del mondo. Ecco, quindi mi piace molto pensare che lei è rimasta quella militante rivoluzionaria, solo che è andata un po', diciamo, apparentemente sotto, ma forse in modo più profondo, ecco. Quindi sì, lei voleva cambiare il mondo. Infatti quello che io dico alla fine del libro va al di fuori della classe, no? Non so se ti ricordi, lei parla della guerra, parla del ministero del bambino, sono tutte cose effettivamente vere. Se tu vuoi evitare che in un paese ci sia la guerra, devi lavorare sui bambini, non certo sugli adulti, no? Lei quando dice Gandhi si è sbagliato, doveva parlare ai bambini indiani, no? Quindi effettivamente la visione politica di Maria Montessori c'è, rimane semplicemente dentro questa visione del bambino. E ci si legge anche una bella storia d'Italia comunque, no? Tra le righe di questa biografia, perché comunque lei ha attraversato dei decenni che sono stati densi di avvenimenti, e quindi è un personaggio che ci permette anche di capirci un po' di più, no? Di capire la nostra storia. Davvero, quello che è cambiato è quello che non è cambiato, perché certe cose, certi errori bisogna ancora cambiare, perché comunque è da lì che bisogna passare. Tu come la vedi la Montessori con i ragazzi di Portami il Diario? credo che il tuo personaggio sia molto più bravo, non credo che sarebbe stata brava come lei in classe, perché ripeto, Maria Montessori non è un'insegnante, non è mai stata un'insegnante, era un'osservatrice dell'infanzia, e poi come abbiamo detto all'inizio avrebbe considerato i ragazzi di Portami il Diario, come dire, dei feriti, no? Perché lei aveva questa idea, cioè dei beni danneggiati, dei ragazzi che erano arrivati tutti pieni di bozzi, di feriti, con il braccio al collo. È un po' questa la visione che lei ha, perché lei dice fin da quando hai un anno, due anni, bisogna che l'ambiente intorno a te ti faccia fiorire. Quindi non riesco a immaginarla, ma probabilmente avrebbe fatto questa conclusione. La cosa bella del tuo libro è che appunto dimostri che applicando delle idee che lei già 120 anni fa diceva, che appunto osservare il ragazzo, usare la tua creatività, eccetera, susciti in realtà, cioè trovi la fiamma in questi ragazzi, anche io ho trovato deliziosi nomi che hanno i tuoi ragazzi, che sbatti, e tu, cioè tutti questi ragazzi che già nel nome tu dici non ce la posso fare, in realtà poi qualche fiamma si accende, no? Ci sono delle scene bellissime nel tuo libro, anche quando recitano, e quindi effettivamente quello è molto montessoriano, no? Cioè non, pensare sì, che dentro di loro ci sia una luce. Ogni tanto, non so, vorrei essere posseduta dallo spirito della Montessori, soprattutto per la pazienza infinita che almeno le si attribuisce. Poi non è vero, no? Perché
dal ritratto dice anche una donna abbastanza imperiosa, che di pazienza forse non ne aveva così tanta, però questo amore per i bambini, l'attenzione, io entro la mattina animata da questi sentimenti, poi la mattinata va avanti, succede di tutto, perché c'è troppo sbatti, c'è il telefono acceso, mi piacerebbe davvero la macchina del tempo per 2 ore e mi piacerebbe catapultarla, ma non in una classe di liceo, una classe che dico io, una classe di quelle dove... Davvero... Com'è che li chiama? La Gangsta Paradise? C'è il Gangsta Paradise, e poi alla fine è stata una classe che... è stata addomesticata come tutte le altre, perché poi le classi li addomestichi tutte, alla fine non ci sono, basta scendere un pochino dalla cattedra e parlare, prendendoli a piccoli pezzi. E poi comunque, se vogliamo concludere questa chiacchierata, mi viene in mente che tu tante volte nel libro evochi il dio della scuola, no? Alla fine c'è il dio della scuola e c'è questa specie di figura, appunto, come dici tu, utopica, e che è Maria Montessori, che alla fine è una divinità in questo senso, cioè qualcuno dice è un metodo di un'altra epoca, però secondo me può essere, come dicevi tu, una fonte di ispirazione, poi facendo le dovute come dire, la situazione sono... Sicuramente sì, no, è sicuramente un personaggio di grande ispirazione. Poi comunque il metodo Montessori io ho guardato su Amazon, è un libro spessissimo, quindi se io lo porto a scuola e glielo tiro in testa... No, scherzo. Comunque spero tu potrai avere una quinta in cui parlare di lei, perché secondo me possono venire fuori delle bellissime chiacchierate su questa donna. Ci ha dato anche a noi in questa chiacchierata tanti spunti, in fondo penso che un po' di cose le abbiamo dette, anzi io devo ringraziare, intanto Moreno lo ringrazio in regia che è lì che ci sta facendo da nume tutelare, il nostro nume tutelare era Montessori, ma anche lui, anche perché questo video è andato in diretta anche su Portami il Diario, che la mia pagina è piena zeppa di insegnanti e di genitori anche, quindi sono terrorizzata da tutto quello che posso avere detto, però no, in realtà penso che sia... il punto d'incontro poi alla fine lo si trovi. Fammi fare una cosa molto, molto becera, però così, guarda, brava, vai più indietro, non si vede bene, vai più indietro, ecco. Eccola. E questa è l'altra. La teoria e la pratica. La teoria e la pratica, lei è contornata da tutti questi bellissimi bambini e io invece di solito ho degli adolescenti rissosi intorno che mangiano il panino al tonno. Ma che dentro, che dentro hanno quel bambino? Sì, dentro hanno. Nascosto da qualche parte. Bisogna scavare un sacco. E con questa ricerca faticosissima direi che possiamo salutarci e salutare. Va bene, grazie mille Valentina, è stata molto divertente e grazie anche per il libro, mi è piaciuto e mi ha emozionato. Altrettanto, grazie per aver voluto questa chiacchierata, perché davvero per me è stata molto importante. Ciao! Se noi salutiamo Moreno capisce che deve chiudere, giusto?